A Procida e non solo, continua a far parlare di sé il disumano abbattimento della casa di prima necessità della famiglia Ambrosino, abitazione in cui da 30 anni viveva una coppia di ultraottantenni. La rabbia è tanta sull'isola di Graziella. È tanta a tal punto che, nonostante quella casa sia diventata in poche ore un cumulo di macerie, non si perde occasione per denunciare con forza l'ingiustizia che c'è dietro alle demolizioni, visto che da 12 anni a questa parte ad andare giù sono solo le case dei poveri cristi e giammai la grossa speculazione edilizia affaristica e gli ecomostri di Stato. Lo Stato, qui a Procida, con la demolizione di casa Ambrosino, ha aperto una ferita nella società locale che non potrà più essere rimarginata e che continuerà a sanguinare nel tempo, perché oltre alla casa, tra l'altro condonata nel lontano 1994 e per cui tra il 2016 e il 2018 erano stati ottenuti tutti i permessi e pareri favorevoli, poi annullati dal comune 3 mesi fa, alla Gioiolella è stata irrimediabilmente distrutta l'esistenza di una coppia di anziani lavoratori ben voluti da tutti, dai loro figli e dai loro nipoti. Una ferita lacerante e sanguinante, che spaventa e preoccupa soprattutto i giovani procidani, i quali si vedono abbattere le case dei loro nonni, tramandate di generazione in generazione, e nelle quali si sarebbero costruiti il loro futuro. E non a caso ad accogliere l'arcivescovo di Napoli Domenico Battaglia, giunto sull'isola per celebrare una messa nel santuario di San Giuseppe, c'erano gli stessi giovani che per giorni hanno solidarizzato con nonno Filuccio. Don Mimmo, benvenuto a Procida, capitale dell'illegalità. È questo il testo dello striscione con cui i giovani procidani hanno accolto l'arcivescovo. Un grido di dolore, al tempo stesso di battaglia, per cui chiedono vengano definitivamente sospesi gli abbattimenti delle case di necessità, affinché altre famiglie, umili ed oneste, come quella degli Ambrosino, non abbiano più a piangere e soffrire. Ebbene, a quanto ci hanno riferito i cittadini presenti, l'arcivescovo, per questioni di tempo, avrebbe declinato l'invito a recarsi sul luogo del delitto di Stato, dove si è consumata la demolizione alla Chiaiorella, e si sarebbe limitata ad un incontro in sacrestia con Nicola Ambrosino, a cui ha espresso la sua solidarietà. Cosa aggiungere? Qui sulle isole partenopee, da parte dei prelati, siamo abituati ad impegni molto più incisivi a riguardo delle demolizioni delle prime case di necessità, a partire da quello messo in campo negli anni scorsi dal compianto Filippo Strofaldi, ex vescovo di Ischia, che durante le demolizioni la solidarietà concreta agli abbattuti la portava direttamente sul posto, passando tra schiere di celerini e ruspe pronte ad entrare in azione. È incomprensibile proprio, è intollerabile. Più deboli, più indifese, la povera gente. Non abbiamo mai visto uno speculatore quando viene, essere abbattuto. Essere abbattuto. Sono venuti proprio per testimoniare questa solidarietà, questa prossimità, siamo vicini. E poi soprattutto questo aspetto deteriore che si vede in questi momenti, che dura l'ex, sed l'ex. Allora la legge è superiore a loro, io non lo so. Non lo so se è questo. La legge è per l'uomo, non è. Certo, Questo è un dovrebbe principio questo. fondamentale Certo, della. certo, Principio certo. La legge al servizio, non contro fondamentale della. Pure Gesù Cristo ha saltato tutte cose a un certo punto perché ha detto no, è al servizio legge. una cosa proprio che rammarica e. Non so veramente che dire in queste circostanze, guardando la faccia della famiglia Monte, la signora, Paolo, Iguaiù.